Anime che rifiutano l'aldilà. Anime rimaste sulla Terra. Chi sono? Sono tutte anime di coloro che sulla Terra avevano una fede molto debole o addirittura assente e che pertanto non ipotizzavano o non consideravano seriamente l'esistenza di un mondo spirituale eterno. Tenuto conto di questo elemento comune, le motivazioni per trattenere gli spiriti in questo mondo possono essere le seguenti: eccessivo attaccamento ai beni terreni, o la volontà di rimanere vicino alle persone care, la morte improvvisa che non ha dato il tempo di maturare un'idea della vita dopo la morte, l'attaccamento ai vizi che non si intende abbandonare, il ritrovarsi vivi dopo un suicidio che si pensava costituisse la fine della vita. Che cosa fanno? Si trovano isolati e non sanno cosa fare, perché si rendono conto che non avendo più il corpo fisico non possono continuare a fare le cose che desiderano e quindi sono inquieti. Non chiedono aiuto a Dio perché non ci credono o hanno paura del giudizio divino o perché non vogliono comunque lasciare questa dimensione. Accettano di solito l'aiuto dei demoni che si offrono in modo ingannevole e fuorviante di aiutarli a realizzare i loro desideri. E diventano con il tempo spiriti infestanti e disturbanti. Vivono in una condizione di buio spirituale e quindi non trovano pace. Prendono energia dalle persone alle quali si attaccano, arrecando loro danni fisici e psichici. Tendono a continuare a coltivare i loro vizi, colonizzando persone a loro volta viziate allo stesso modo. Presentiamo adesso delle persone che dopo la morte sono rimaste per vari motivi nell'ambiente terreno e che sono state contattate su richiesta dei parenti, alcuni dei quali avvertivano strani fenomeni in casa. Le nostre guide, Sant'Erasmo, Clelia e Dennis, le hanno cercate e condotte al colloquio. Franco, 80 anni. Geometra con una marea di hobby che coltivava con grande passione, trascurando vicende familiari per dedicarsi a questi. Buono d'animo, ma totalmente non credente, è morto con la convinzione che non ci fosse l'aldilà ed è rimasto nella sua casa dove si fa sentire disturbando. Discussione di Franco con Sant'Erasmo e con Clelia. All'inizio della registrazione, Clelia ci avverte che ha trovato Franco. E lì c'era Franco. E lì c'era Franco. Franco si rende conto che tramite Clelia e Sant'Erasmo è possibile parlare. Vedo e parlano, è lì la voce. Vedo e parlano, è lì la voce. Franco ha capito che potrebbero portarlo nell'aldilà e resta vigile, perché essendo materialista preferisce rimanere sulla Terra. Da voi resto qua vigile. Da voi resto qua vigile. Clelia gli risponde: se resti qua vai in mano a Satana con le conseguenze che ne derivano. Satano e ti aspetta. Satano e ti aspetta. Sant'Erasmo, rivolgendosi a Franco e a tutti gli atei con un'espressione di biasimo, dice: atei! Atei! Continua poi con tono di rimprovero. Buonvocalupi e lì si vede. Buonvocalupi e lì si vede. I lupi sono i demoni. Franco non prende in considerazione le parole di Sant'Erasmo e in modo irrispettoso e ironico ride. Sant'Erasmo lo ammonisce dicendo: ridi e c'affuochi te. Ridi e c'affuochi te. C'è poco da ridere perché se non ci segui sarà preda dei demoni e finirai all'inferno. Franco è rimasto in casa e la notte disturba pesantemente sua moglie bussando nel muro. Sant'Erasmo lo rimprovera dicendo: in camera bussi, eh? In camera bussi, eh?
Franco vede la moglie, ma la moglie non lo vede e quindi per richiamare la sua attenzione bussa. Franco risponde a Sant'Erasmo con insolenza, confermando che la notte è lì in camera. L'avvi dico dormivo. Danila sa che la moglie è molto disturbata da questa presenza rumorosa e sta male. Sant'Erasmo critica pertanto aspramente Franco per la sofferenza che procura restando lì. Eh sì, se lei soffriva è un nemico. Eh sì, se lei soffriva è un nemico. Danila, rivolgendosi a Franco, esclama: Allora sei rimasto lì? Franco risponde, confermando implicitamente che è rimasto in casa. Si raccomanda a Danila di non dirlo perché ha paura di essere cacciato tramite le benedizioni, le preghiere e quant'altro. Però non dire che io ero lì. Però Però non dire che io ero lì. non dire che io ero lì. Però non dire che io ero lì. La guida cerca di convincere Franco a passare nell'altra dimensione e lo invita a pregare. Lui si rifiuta di farlo. La guida lo avvisa che non tornerà più a prenderlo. E se non accettavi lì preghiera, pensi che lì non torno? E se non accettavi lì preghiera, pensi che lì non torno? La preghiera è il presupposto indispensabile per entrare nell'altra dimensione. Danila dice a Franco: Allora preferisci finire in mano ai demoni? Franco, esprimendo la sua scelta definitiva, risponde: Sì, il demonio è venuto qui per me e asseconda i miei desideri. Sì, il demone stava per me e volle. Sì, il demone stava per me e volle. Franco quindi è rimasto sulla terra in mano ai demoni e le nostre guide, rispettando il principio del libero arbitrio, si attengono alla sua decisione. Rina, 80 anni, toscana, era una donna di cultura medio-alta che aveva svolto un lavoro dirigenziale. Amava le cose belle, i viaggi e le relazioni amorose, ma non si era mai legata in modo stabile con nessun uomo. Era religiosa e pregava, ma con una religiosità formale più che sostanziale. Molto attaccata ai suoi beni materiali, è rimasta con l'anima dentro la sua casa, dalla quale è stata portata fuori da Sant'Erasmo per farla parlare con l'amica che l'ha cercata. Ha mostrato però scarso entusiasmo, tanto che non si voleva neanche far identificare. È stata contattata dal demonio, che le guide chiamano il maiale. E non ha oltrepassato la soglia per andare nell'aldilà, sia per paura del giudizio, sia per attaccamento alle sue cose terrene. Ed ecco Rina che risponde in modo seccato alla richiesta di parlare con l'amica che l'ha cercata perché non si vuol far identificare, avendo intenzione di rimanere nella sua casa e quindi di non entrare nell'aldilà. Qualcuna si è al colloquio, buonasera. Qualcuna si è al colloquio, buonasera. Da notare la chiarezza e la determinazione con cui Rina si esprime. La guida dice che Rina è già stata contattata da un demone che chiama maiale. Qual maiale l'ha avuto? Qual maiale l'ha avuto? Rina è rimasta in casa sua e sta diventando uno spirito infestante, un lupo. Stava in casa, t'ha sicuro, a fare il lupo. Stava in casa, t'ha sicuro, a fare il lupo. Sant'Erasmo chiarisce che Rina va cercando l'aiuto dei demoni. Poi Lupi le va a chiedere. Rina afferma che la notte partecipa alle spedizioni dei demoni che vanno a fare del male alle persone. La notte io partecipo, la notte si parte in missioni.
La notte io partecipo, la notte si parte in missioni. Ovviamente Rina è uno spirito inquieto al servizio dei demoni, che si sta avviando verso la dannazione e che quindi non trova pace. Ma non c'è pace. Ma non c'è pace. Danila allora esorta Rina ad andare con Sant'Erasmo nell'aldilà per trovare pace. Sentite come risponde. E lì lo vuoi, ma che ti frega, eh? E lì lo vuoi, ma che ti frega, eh? Rina teme, entrando nell'aldilà, di subire delle punizioni per i suoi peccati ed anche per il contatto che ha con i demoni. Dicci daranno ferita su. Danila spiega a Rina che se entra nell'aldilà, dopo aver riequilibrato i peccati commessi, attraverso pene che lei stessa accetterà perché riterrà giuste, giungerà alla luce di Dio e la sua anima vivrà in eterno, mentre se segue i demoni finirà all'inferno. Rina replica a Danila che per vari motivi non ha alcuna speranza di trovare la pace nell'aldilà. Io non ho le speranze che riveli. Io non ho le speranze che riveli. Clelia interviene esortando Rina ad entrare ed a chiedere perdono a Dio. Ma perdono cerca? Ma perdono cerca? Interviene un'altra guida, forse Dennis, che avverte Rina che se non si affretta ad accogliere la loro proposta, Sant'Erasmo può decidere di farli allontanare lasciandola lì nella sua casa. Sant'Erasmo è là, può dir via. Sant'Erasmo è là, può dir via. Rina purtroppo conclude facendo capire che ha deciso di rimanere nella situazione in cui si trova. Per il rispetto del libero arbitrio, che vige anche dopo la morte, la sua decisione non viene contrastata. Speriamo che in seguito si ravveda e chieda a Dio di farla entrare nell'altra dimensione. E in mia storia resto. E in mia storia resto. Nadia, 67 anni, apparentemente forte ma in realtà fragile, era socievole e piena di vita. Amava le feste, soprattutto da ballo, alle quali partecipava instancabilmente senza limiti di tempo. Cattolica ma non praticante, nella malattia si rivolgeva alla Madonna, dalla quale aveva avuto una grazia. Amava la famiglia, particolarmente i nipoti, per i quali era una donna moderna e speciale. L'urna con le sue ceneri è stata conservata in casa e lei è rimasta attaccata a quest'urna con l'idea di poter restare, seppure in altra forma, vicina ai suoi cari. In questa situazione ha incontrato alcuni spiriti infernali che le hanno fatto promesse per lei allettanti. Dopo la discussione con le guide, Nadia ha capito che doveva andarsene ed è partita con loro per andare nel piano astrale che le compete. Si chiama Nadia, che arriva con le guide. Danila le chiede se è contenta di vedere figlia e nipote. Nadia risponde che le ha sempre viste. Sant'Erasmo, intendendo dire che Nadia non è nell'aldilà, che è il mondo dei vivi, ma sta ancora nell'ambiente terreno con i demoni,
che le procurano la morte dell'anima, dice: ora sì che un morto vi parla. 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 Sant'Erasmo chiama Nadia chiedendole di parlare. Notate la simpatia del santo. Oi, mi fai o parola? 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 Sant'Erasmo dice che Nadia non vuol rispondere. Non mi sa rispondere. Non mi sa rispondere. Non mi sa rispondere. Non mi sa rispondere. Sant'Erasmo avverte Nadia che è raro avere la possibilità di comunicare con i parenti e che poi lo chiederà insistentemente. È raro, invocherai dalla... E Nadia risponde con un'espressione insolente. È raro, invocherai dalla... È raro, invocherai dalla... Nadia ribadisce che non vuol comunicare perché teme di dover abbandonare definitivamente l'ambiente terreno se accetta l'aiuto di Sant'Erasmo, che le ha già fatto capire che è sceso per convincerla a trasferirsi nell'aldilà. Non voglio scrivere. Non voglio scrivere. Non voglio scrivere. Scrivere è equivalente a registrare. Sant'Erasmo invita Nadia ad entrare nell'altra dimensione. Entra qui. Entra qui. Nadia dice che a lasciare la casa prova disagio. 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 Prosegue dicendo che per lei entrare nell'aldilà è angosciante perché deve abbandonare la sua vita terrena. È dura, sapete? È dura, sapete? È dura, sapete? È dura, sapete? Danila invita Nadia ad entrare. Nadia risponde che vuol restare dove ha sempre vissuto. Le ho vissuto. Le ho vissuto. Le ho vissuto. Le ho vissuto. Clelia dice che se Nadia viene assorbita dalle forze del male, non potrà mai vedere la luce di Dio. Dio tu perdi se assorbita là. 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 Clelia esorta Nadia ad andare via con loro, che l'aiuteranno nel passaggio e nell'adattamento al nuovo ambiente. Decidi siamo bravi. Decidi siamo bravi. Decidi siamo bravi. Sant'Erasmo ammonisce Nadia dicendole che se resta lì viene contattata sempre più dai demoni. E dall'urna di urlo che entra Rossi lì. 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 Nadia risponde che si innervosisce se insinuano che quelli che le hanno promesso aiuto per farla restare giù sono dei demoni. Mi salgono i nervi se si insinua di là adesso. Mi salgono i nervi se si insinua di là adesso. Mi salgono i nervi se si insinua di là adesso. Mi salgono i nervi se si insinua di là adesso. Io ho qui una sorella, sai. Moglie da sorella, sai. Io ho qui una sorella, sai. Moglie da sorella, sai. A Nadia si presenta uno spirito infernale con l'aspetto di una donna buona e disponibile ad aiutarla, tanto che lei la considera una sorella. Clelia dice a Nadia che è giunto il momento di lasciare l'ambiente terreno per trovare la pace. Ed è ora li trova la pace. Ed è ora li trova la pace. Ed è ora li trova la pace. Nadia comincia ad intravedere il nuovo mondo e la pace che potrà trovare lì. Mi so vista esta pace, ora iniziare. 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 Nadia viene esortata dalla figlia a seguire le guide.
Allora si rivolge a Danila chiedendole di rimanere con lei in casa Desideri, visto che lì non è stata contattata da nessuno spirito maligno. E tu vuoi che resti? E tu vuoi che resti? Nadia continua dicendo a Danila: questa notte mi hai aiutato. Questa notte mi hai aiutato. Infatti Nadia è stata portata dalle guide la notte precedente in casa Desideri in attesa della registrazione dell'indomani. Siccome Danila recita spesso il Santo Rosario, i demoni stanno lontani da casa sua. Infatti Nadia, nella notte trascorsa in casa Desideri, non ha visto nessuno spirito malvagio. Nadia quindi dice: cacci il demonio, ve! Cacci il demonio, ve! Il Santo Rosario, ovunque venga recitato, caccia il demonio. Nadia, di fronte al diniego di Danila di ospitarla, chiede aiuto a Virgilio. Virgilio, mi aiuti? Sì. Virgilio, mi aiuti? Sì. Purtroppo Nadia deve lasciare l'ambiente terreno. Sant'Erasmo interviene esortando Nadia a decidere rapidamente, senza cercare altre soluzioni, per restare sulla terra. Dili un minuto do. Dili un minuto do. Dili un minuto do. Dili un minuto do. Interviene Dennis assicurando a Nadia che se va con loro si libera da ogni presenza demoniaca. Avveni qui. Poi ti levo il lupo. Avveni qui, poi ti levo il lupo. Sapessi come gli spiriti infernali fanno del male. Sapessi il lupo ferisce. Sapessi il lupo ferisce. Nadia inizia ad esprimere pentimento per la sua scelta sbagliata e si rivolge alla misericordia di Dio, considerate le motivazioni affettive che l'hanno trattenuta qua giù. Sono una balorda, piangevo d'esserlo, ma il Signore sa. Sono una balorda, piangevo d'esserlo, ma il Signore sa. Dennis cerca di alleggerire la tensione e, facendo leva sulla passione per il ballo di Nadia, le promette di portarla a ballare e di insegnarle anche alcune mosse. Poi vieni a ballare e qui ti mostro due mossine a te. Poi vieni a ballare e qui ti mostro due mossine a te. Nadia allora capisce che se va nell'aldilà si avvia verso una vita migliore. E so guarita. E so guarita. E accetta il passaggio. Sì, da voi accedo. Sì, da voi accedo. Raccomandandosi però alle guide di assisterla e di proteggerla nel passaggio dai demoni che la vorrebbero trattenere sulla terra. Però seguita. Però seguita. Nadia conclude con un'esortazione rivolta a noi che fa capire che ha compreso il senso della vita e ci invita a proseguire nella nostra attività metafonica. Amatevi la croce, fate il lavoro. Amatevi la croce, fate il lavoro. Sant'Erasmo aggiunge la raccomandazione di diffondere la fede in Gesù Cristo. Ah, la croce là, falla te vede. Ah, la croce là, falla te vede. Alla fine Nadia si è convinta ed è entrata felice nell'aldilà insieme a Sant'Erasmo, Clelia e Dennis.
Alfio, 83 anni, ha vissuto inseguendo la ricchezza e i rapporti con le donne senza amore. Sposatosi per interesse con una signorina di buona famiglia, non ha mai manifestato per lei un minimo di amore ed ha abbandonato totalmente la prima figlia, considerandola un impedimento ai suoi loschi piani. Nati altri due figli in età un po' più matura, non li ha curati come un padre ed ha abbandonato tutti quanti per una signora che a sua volta ha lasciato i suoi quattro figli. Non soddisfatto, ha continuato ad avere relazioni con altre donne. Nella vecchiaia ha lasciato buona parte dei suoi beni ai suoi figli maschi, pensando di aver bisogno del loro aiuto. Ma è stata la prima figlia ad assisterlo nel periodo finale della sua vita, trovando con lui un'armonia ed aiutandolo a riflettere sui suoi errori e ad aprirsi alla fede. La figlia, avendo il presentimento che suo padre non stesse bene, lo ha cercato tramite la metafonia ed ha saputo che non era entrato nell'aldilà, ma che si trovava in una grotta buia, fredda e piena di umidità. Dopo varie discussioni con le guide e con Danila, Alfio ha accettato di entrare nell'altra dimensione. La guida Dennis inizia il colloquio dicendo che anche quella sera ci sarebbe stata la necessità da parte di Sant'Erasmo di aiutare un defunto che si trova in una situazione difficile. Anche stasera, se viene Erasmo, da là una mano. Anche stasera, se viene Erasmo, da là una mano. Danila chiede se è presente Alfio. Sant'Erasmo risponde che lo ha già individuato. Ho il nome! Ho il nome! Ho il nome! Ho il nome! Sant'Erasmo dice che si trova di fronte alla grotta dove Alfio si è nascosto insieme ad altri per non andare nell'aldilà. Altro lovidino saremo l'ho visti perdersi. 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 Cioè, ho individuato l'apertura della grotta dove si sono nascoste queste anime che non hanno voluto entrare nell'aldilà. Dennis avverte la figlia che Sant'Erasmo e Cleia lo stanno chiamando a gran voce. Gridano a lui. Gridano a lui. Sant'Erasmo, con tono severo, lo avvisa che qualcuno dalla terra lo sta cercando. La ti cercano. La ti cercano. La ti cercano. La ti cercano. Alfio risponde alla chiamata di Sant'Erasmo, dicendo che vicino a lui c'è un frate. Sembra piuttosto seccato. C'ho qua quel frate. C'ho qua quel frate. Sant'Erasmo avverte Alfio che in quella situazione è in balia di Satana. Da te qui Satana è di persona. Non ti è flesciato né di Da te qui Satana è di persona. Non ti è flesciato né di Alfio inizia il colloquio protestando contro Danila e contro Sant'Erasmo, perché la richiesta della figlia, inoltrata da Danila, l'ha costretto ad uscire dalla grotta. Sta lì questa matta, di là tremenda, come te. Sta lì questa matta, di là tremenda, come te. Sant'Erasmo redarguisce Alfio dicendogli: con Danila Terzuoli, litigatela! Con Danila Terzuoli, litigatela! Cioè, vi permettete di litigare con Danila che vi dà la possibilità di salvarvi? La figlia ha capito che il padre non è entrato nell'aldilà e teme per il suo futuro. Chiede quindi aiuto a Sant'Erasmo. Sant'Erasmo risponde che è pronto a salvarlo se vorrà seguire le sue indicazioni. E lo salverò lì, lo salvo se... Lo salverò lì, lo salvo se... E lo salverò lì, lo salvo se... Lo salverò lì, lo salvo se... Ma osserva che Alfio è molto ostinato. È ostinato forte? È ostinato forte?
Sant'Erasmo dice che in quella grotta insieme a lui ci stanno spiriti infernali. Là vedo i lupi. Là vedo i lupi. Dennis aggiunge che è un luogo freddo. E fa freddo lì. E fa freddo lì. Alfio riferisce che il luogo era anche buio. Nel buio io ero. Nel buio io ero. Sant'Erasmo aggiunge che dagli anfratti della caverna scende l'acqua. E scendere l'acqua. E scendere l'acqua. Alfio si rivolge in modo aggressivo a Sant'Erasmo, obiettando che se entra deve subire delle punizioni per i suoi peccati. Dici di entrare fanno tassa. Dici di entrare fanno tassa. Alfio dice che prima di decidere vuole pensarci bene. Voglio riflettere lì da voi. Voglio riflettere lì da voi. Sant'Erasmo replica che ormai sta già pagando le sue colpe vivendo in quella situazione disagiata. Qui già le paghi, dico. Qui già le paghi, dico. Un'altra entità, forse Dennis o un angelo, dice: se entri nell'aldilà, Dio ti farà evolvere spiritualmente e prima o poi arriverai alla luce. Sta qui Dio e rende migliori dalle tombe. Sta qui Dio e rende migliori dalle tombe. Alfio sembra gradualmente convincersi che è meglio per lui lasciare quell'ambiente e quelle cattive compagnie. E lascia allora i brutti di lì. E lascia allora i brutti di lì. Alfio si vuole assicurare però di poter parlare ancora con la figlia e chiede a Sant'Erasmo: e poi se fossi di là, consenti le parole? E poi se fossi di là, consenti le parole? Alfio domanda a Sant'Erasmo se potrà prima o poi arrivare a stare con i santi. E vado poco santi? E vado poco santi? Alfio, ormai convinto, dichiara di attraversare quella soglia pagando ciò che ha da pagare. Vado e poi pago il dolo. Vado e poi pago il dolo. Alfio infine riconosce l'opera meritoria di Danila, che ha contribuito in modo determinante alla sua salvezza, e dice di ammirarla. Lei chiama tutti, l'ammiravo, spero di lavare. Lei chiama tutti, l'ammiravo, spero di lavare. Alfio spera di purificarsi. Marta, 22 anni, studentessa a lingue, si manteneva agli studi lavorando nella ristorazione. La stanchezza è stata causa di disattenzione nella guida ed è morta di incidente stradale. Non avendo avuto una minima educazione religiosa, non si è rivolta a Dio nel momento del distacco del corpo astrale dal corpo fisico, ed anche parenti non hanno pregato per lei, essendo anche loro atei. Quindi nessuna guida è venuta a prenderla ed è rimasta per 9 mesi nell'ambiente terreno in balia dei demoni, che l'hanno illusa di poter continuare la sua vita terrena. Marta, infatti, non si era rassegnata alla fine della vita terrena, per cui si oppone al passaggio anche adesso che è stata individuata dalle guide. Alla fine si convince ad andare con le guide con serenità. Aperta la comunicazione, la madre chiede se è presente la figlia. La figlia risponde confermando con la seguente frase: è lo stesso sangue di Restine che sei. È lo stesso sangue di Restine che sei. È lo stesso sangue di Restine che sei.
Rivolgendosi alla madre, dice di ricordare il momento drammatico nell'attesa che la trovassero. Oh, ricorda allora l'odio, non mi ha visto che ero lì. Oh, ricorda allora l'odio, non mi ha visto che ero lì. Danila chiede a Marta, quando sei morta non hai chiesto aiuto a Dio? Marta risponde, oh, se avessi chiesto... Oh, se avessi chiesto... Marta continua dicendo che non ha pensato di chiedere aiuto a Dio anche perché non aveva mai preso in considerazione l'ipotesi che esistesse. Lo sai, forse di invocarla perdevo. Lo sai, forse di invocarla perdevo. Danila le chiede allora, ma in quella circostanza non hai visto nessuno spirito di luce? Risponde, oh, non li ho visti io mai. 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 Gli spiriti che aiutano le anime nel trapasso non arrivano se non vengono chiamati. Con Sant'Erasmo, che è venuto in suo aiuto su richiesta della madre, Marta discute perché non vuole accettare la morte e passare quindi nell'aldilà. Sant'Erasmo la rimprovera. Discuti? Discuti? Fai il nervo? Fai il nervo? Fai il nervo? Fai il nervo? Clelia aggiunge, ormai qui accetta? Ormai è accaduto? Ormai qui accetta? Ormai è accaduto? Clelia, rivolgendosi a Marta, dice che è già 9 mesi che sta nell'ambiente terreno e che è insidiata da demoni, per cui deve decidersi rapidamente ad andare nell'altra dimensione. Uso 9 mesi, decidi, sei là. 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 Infatti Marta era morta da 9 mesi. Sant'Erasmo dice alle altre guide di convincere Marta a lasciare l'ambiente terreno, dove è in compagnia di spiriti infernali. Non lasciate la due luri di sempre, dormiva là. Non lasciate la due luri di sempre, dormiva là. Danila chiede a Sant'Erasmo se Marta con il tempo diventerà uno spirito infernale, un lupo. Sant'Erasmo risponde, Eh beh sì, lei poi è un lupo. Clelia dice a Marta che Dio osserva tutte le sue creature e interviene se gli si chiede aiuto. Il Signore vedi e ti la osserva, sapessi. Il Signore vedi e ti la osserva, sapessi. A lei il demonio taglia lui. 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 Marta inizia a convincersi che le conviene passare oltre. Te mi dai speranza. Vedo che mi vuoi fare il gusto. E lì l'ingresso pesavo. E lì l'ingresso pesavo. Te mi dai speranza. Vedo che mi vuoi fare il gusto. E lì l'ingresso pesavo. E lì l'ingresso pesavo. In pratica Marta dice, tu mi dai la speranza, vedo che vuoi per me un ambiente migliore e quindi sto valutando se entrare nell'aldilà.
ho visto in me errori e credo in omaggio. Ho visto in me errori e credo in omaggio. Ho visto in me errori e credo in omaggio. Ho visto in me errori e credo in omaggio. Marta, che non ha mai avuto un'educazione religiosa, dice che è la prima volta che sente parlare di Dio e della dimensione spirituale. Chissà che udire. Chissà che udire. Chissà che udire. Chissà che udire. Sant'Erasmo sollecita Marta a decidere. Decidi. 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 Marta risponde a Sant'Erasmo. L'assessa andrà con amici. L'assessa andrà con amici. L'assessa andrà con amici. L'assessa andrà con amici. Marta finalmente decide di passare nell'aldilà. Fu tuo sereno lì il messaggio, ormai vengo. 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 Marta conclude dicendo che il santo l'ha liberata dal mondo dei morti nell'anima, che sono gli spiriti infernali, per portarla tra i vivi. L'ho chiesto e lui dai morti l'animo, libero ormai. L'ho chiesto e lui dai morti l'animo, libero ormai. Chiesto e lui dai morti l'animo, libero ormai. L'ho chiesto e lui dai morti l'animo, libero ormai. Come manifestano la loro presenza? Se dopo qualche mese dal trapasso i segnali che inizialmente vengono avvertiti e che anche gli spiriti che seguono la giusta strada manifestano, continuano ed anzi si intensificano fino a divenire eclatanti e disturbanti, significa che il trapassato è rimasto sulla Terra. Si possono quindi vedere oggetti spostati, cuori a non finire dappertutto, materiali lanuginosi che invadono parte della casa come una polvere strana, acqua per terra, schizzi di sangue sulle pareti, mosche che entrano in sciame anomalo, oggetti che si incendiano da spenti, rumori di vario genere ma di solito botti sulle pareti, cattivi odori, accensione di luci o elettrodomestici, nei casi gravi molestie fisiche di vario genere. Qual è il loro destino futuro? Con il tempo perdono completamente la loro individualità, fino a non ricordare chi fossero e cosa facessero sulla Terra. Il loro corpo astrale diventa fatiscente, mostruoso e puzzolente. Vengono utilizzati dai demoni per procurare danni anche ai loro stessi familiari. Diventano alla fine degli spiriti infernali. Cosa possiamo fare per loro? Quando una persona muore, qualunque sia stato il suo comportamento e il suo credo sulla Terra, sarà bene presentarla alle entità superiori tramite la messa funebre e i rosari, cosicché, qualora cambiasse idea e chiedesse aiuto, le entità superiori già la conoscono. Non trattenere con pianti e invocazioni continue il disincarnato, ma aiutarlo, seppure il dolore per la sua perdita è lancinante, ad adattarsi alla nuova condizione e a oltrepassare il confine per andare nel piano di esistenza che gli compete. Ricordarsi che il disincarnato non acquista dei poteri soprannaturali ed è inutile quindi chiedergli aiuto. Queste richieste possono essere anzi un motivo per farlo trattenere mentre dovrebbe andare. Se si verificano i fenomeni sopra descritti, occorre pregare intensamente e andare alla messa pregando per lui, non invocarlo più e non trattenerlo con richieste anche materiali. Consigliarlo di passare oltre. Messe, rosari e preghiere sono indispensabili. Da ricordare. Se il disincarnato a noi caro rimane nella condizione di spirito che non ha oltrepassato il confine,
al momento della nostra morte ovviamente non lo ritroveremo, e anche se decidessimo di seguire lo stesso suo infausto percorso, non saremmo in grado di riconoscerlo e seguiremmo inevitabilmente lo stesso suo destino di spirito infestante.